Amici di Franco contro Dimonius, si gioca al campo Kral CTM di Cagliari, match valevole per la penultima giornata nella Lega dei Campioni Futsal categoria Open. La formazione di casa con una vittoria andrebbe prima in classifica, un primo posto comunque non matematico, a maggior ragione perché? Perché tra una settimana ci sarà la super sfida, il remake della finalissima 2022 contro la Black Monkey, una gara attesissima probabilmente soprattutto da Alessandro Falconi e i suoi compagni, visto che la scorsa annata andò male. Per la formazione del Dimonius, la gara forse è addirittura più decisiva che non rispetto a quello che abbiamo detto per gli amici di Franco. Questo perché? Perché la formazione di Marco Pina si presenta con una differenza reti abbastanza inquietante rispetto al Total Care. E per andare allo scontro diretto contro la stessa formazione di Menez nella prossima giornata con un briciolo di speranza in più, è chiaro che sarebbe gradito far punti. E in effetti la formazione del Dimonius parte bene perché trova il vantaggio al primo minuto come le due, poi al quarto raddoppia con Iba. Per gli amici di Franco sembra quasi di vedere lo stesso identico film che si era visto contro il Real Madrid una settimana fa. Infatti, come avevano rimontato una settimana fa, gli amici di Franco rimontano anche a questo giro. Due gol di Piaz, due gol di Tidu, ancora Piaz, Falconi e Iba a chiudere il primo tempo. Finale al 25esimo, amici di Franco 6, Dimonius 3. Andiamo adesso a vedere quello che succede nel secondo tempo, un secondo tempo dove la formazione in maglia gialla continua a scatenarsi in maniera quasi aberrante, in senso ovviamente buono. Alla mezz'ora Alessandro Falconi per il gol del 7-3, poi prova a farsi vedere il Dimonius con De Ruggero che calcia dalla distanza, impegnando e non poco Claudio Valdés alla respinta da quest'altra parte. Ma ciò ci prova col destro ed è bravo Angioni a mettere in corner alla sua destra. Angioni che però si deve arrendere proprio sulla conclusione mancina di Maciò derivante dallo stesso corner. Siamo al minuto numero 33, il punteggio adesso di 8-3. Accorcia subito le distanze il Dimonius al minuto numero 36, 4-8. È chiaro che al di là dei 4 gol di distanza per la formazione di Quarto Sant'Elena diventi difficile anche soltanto pensare di poter rimontare questa partita contro una squadra che oggettivamente non ha bisogno di commenti oltre quello che vediamo, insomma, una squadra quasi di professionisti, e per alcuni ci sarebbe anche da togliere il quasi. Gli amici di Franco alla fine riusciranno a portare a casa i 3 punti, punteggio finale di 12-4 per la squadra di Alessandro Falconi, per cui si può parlare di missione compiuta. Nel senso che adesso i gialloneri si possono presentare la settimana prossima contro la Black Monkey con 2 risultati su 3 a disposizione, il che è un lusso totale. Non si può certo parlare invece di lusso per il Dimonius che contro la Total Care è costretta a vincere per andare alla fase finale che, lo ricordiamo, inizierà la settimana immediatamente successiva con i quarti di finale.